Salve a tutti, qui è Sif199. Un nuovo anno è qui. Un grande anno, oserei dire, visto che festeggiamo i 20 anni di Bionicle. Devo per forza contribuire anche io in qualche modo. E dunque, un nuovo grande capitolo della storia di Bionui entra in scena. Welcome to Universe Break. Prima di tutto vi pregherei, se non lo avete già fatto, o anche se l'avete fatto, ve lo riguardate per rinfrescarvi la memoria, di vedere questo mio video da minuto 29 e 30 secondi fino alla fine. Attenzione, perché se lo vedete dall'inizio ci sono pesanti spoiler sul mio lungometraggio The End of Bionui. Vi prego dunque di vedere quella parte di video, poiché molte cose su cosa approderà d'ora in poi su questo canale sono già state dette lì, e quindi in questo video non mi ripeterò e darò per scontato che abbiate visto quella parte di video. Colgo la palla al balzo per informarvi anche di una nuova regola del canale. Ogni video che uscirà darà per scontato che voi abbiate visto i video prima. Questo soprattutto per non ripetermi e non fare video lunghissimi dove alla fine dico sempre le stesse cose. Dove lo riterrò necessario, vi informerò dove potrete trovare, in certi video, delle specifiche cose, soprattutto se si parla di video e argomenti pre-Universe Break. E quando vi chiedo di farlo, vi prego, fatelo. Così potrete comprendere tutto bene e non farvi spoiler e godervi appieno le mie storie. Tutto questo però non riguarda in modo stretto la maggior parte delle nuove storie in programma, che, come è già stato detto nello scorso video, potranno essere viste nell'ordine che più vi aggrada, in quanto non sono sequenziali. Detto questo, iniziamo e scopriamo che cosa ci offrirà questo nuovo grande capitolo della storia di Bionui. Perché sì, per la maggior parte delle nuove storie saremo sempre a Bionui. Che sì, si pronuncia Bionui e si scrive così. Non così, neanche così, ma la scrittura corretta è questa. Da che pulpito viene questa chiarificazione, visto che il primo che in tutti questi anni ha sbagliato sono io. E non dovrei, visto che sono io il creatore. Sta di fatto che, se lo avete visto scritto anche dal sottoscritto in diversi modi, questa è sempre stata la scrittura corretta. Lo chiariamo adesso, mea culpa, l'ho scritto... In Bionui peccatum ci ho messo il trattino, lo so, nelle vecchie sta... Colpa mia. Ora lo sappiamo e... ed è tutto chiaro. La modalità e un'infarinatura di che cosa vedrete nelle prossime storie vi è già stato reso chiaro nello scorso video, quindi non mi dilungo oltre e trovate tutto lì. Sappiate però che sono in produzione storie che hanno un background di lore comune e storie a sé stante, un po' come Evil vs Evil, per intenderci. La lore comune vi verrà rivelata man mano con le diverse storie. Tra queste ci sarà un docufilm che racconterà uno degli eventi fondamentali di questo capitolo, ovvero la guerra delle camere. Giustamente però vi chiederete, ma Sif, ma come sappiamo se dei video sono collegati, se hanno lore comune, se sono a sé stanti, eccetera, eccetera, eccetera? Allora, già nelle varie storie cercherò di rendere palese, o almeno comprensibile, ciò che vi serve per comprendere queste cose. Sta di fatto che, se assolutamente necessario, nella descrizione del video o in un commento messo in evidenza, o comunque all'interno della sezione commenti, spiegherò tutto il necessario. Eventualmente, se avrete ancora dubbi, siete autorizzati a chiedermi chiarimenti nei commenti. Sarò felicissimo di rispondervi. Sappiate però che, dopo l'uscita di alcune storie in programma, ci sarà un video timeline che racchiuderà e racconterà i fatti di questa lore comune in ordine cronologico.
Ah, altra piccola cosa da tenere conto, cosa che in realtà già è nota grazie ai miei precedenti video. È stato, ed è possibile, che nelle mie storie si parli di o vengano rappresentate realtà, dimensioni o linee temporali della storia canonica Bionicle. A meno che non venga chiaramente specificato il contrario, saranno sempre delle versioni alternative delle suddette, magari uguali al 99,99%, ma comunque diverse. Oltre a nuove storie, ci saranno anche delle rubriche. Alcune le conoscete già, ad esempio rimarrà nel calderone di Sif 199, che tratterrà dei retroscena dei miei video, che verrà accompagnata da una sua super rubrica, chiamata Briciole di Bionui. Con questa vi racconterò e spiegherò i vari elementi di lore di Universe Break. Ho scelto come titolo Briciole di Bionui, perché punto a spiegarvi in modo chiaro e conciso questi importanti elementi, ma so già che verranno fuori dei video lunghissimi conoscendomi, mi scuso già da ora. Per quanto riguarda invece i retroscena e l'analisi dei miei personaggi, ci sarà sempre la rubrica My Sif Creation, accompagnata anch'essa da una sub-rubrica chiamata My Sif Creation Novo Dermis. Il termine che ho coniato per il titolo è un insieme di novo, che significa nuovo, e protodermis, ciò che compone la maggior parte dell'universo Matoran nella storia canonica Bionicle. Vi spiego di che tratterà questa rubrica condividendovi il ragionamento che feci tempo fa. Io pubblico un episodio di My Sif Creation per i Tetra. Dopo qualche giorno però decido di cambiare la canoe di Zorfak e aggiungere una nuova arma per Factum. Devo fare un nuovo video a riguardo? Assolutamente sì, è necessario spiegarvi questi nuovi dettagli. Ma vale la pena fare un nuovo episodio di My Sif Creation? Quanto durerà? Un minuto? Qui entra in gioco Novo Dermis. Ogni episodio di questa sub-rubrica tratterà di aggiornamenti dei personaggi, un po' come se fosse un TG con le ultime notizie, oppure un changelog della patch appena scaricata per il vostro videogioco. Video brevi, con analisi di più personaggi diversi messi assieme. Approfitto per un piccolo appunto su My Sif Creation. Ovviamente con il cambio di alcuni design ci saranno dei My Sif Creation di personaggi che hanno già ricevuto un episodio della rubrica. Come detto ad inizio video, si darà sempre per scontato che abbiate visto il o i My Sif Creation precedenti all'ultimo uscito del personaggio o personaggi analizzati. Quindi consiglio sempre di rivedere anche quei vecchi episodi della rubrica per rinfrescarvi la memoria e non perdere dei pezzi. Ora però è giunto il momento di raccontare qualcosa di me. Avrete notato che sono molto fissato nel voler fare video dove spiego i retroscena e le mie scelte. Non è assolutamente un sintomo di megalomania. Io vado matto quando nelle opere i creatori rivelano il dietro le quinte. Chi mi conosce personalmente sa che adoro collezionare artbook dei miei videogiochi preferiti per vedere schizzi, contenuti tagliati, commenti degli artisti, vedere le concept art dei personaggi, arte pura per me. E nei DVD, quando c'era quella sezione con i commenti degli attori o l'angolo delle scene tagliate, preferivo quello rispetto a qualunque altro contenuto. Insomma, avrete capito, quando i creatori condividono il loro processo creativo e i vari passaggi delle loro opere, vado in brodo di giuggiole. E mi sono accorto però che non è semplicissimo reperire questi retroscena. O non sono proprio disponibili, o costano caro. Avrete sicuramente sentito almeno una volta nella vostra esistenza la frase
fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. E io l'ho voluto applicare con i retroscene dei miei video e personaggi. Per me sarebbe magia se gli stessi creatori offrissero a tutti i fan i dietro le quinte, e dunque io ho deciso di farlo per voi. Poi è ovvio, sono molto logorroico e ammetto che mi piace spiegare le cose che conosco, però spero abbiate capito il concetto. E ovviamente, questo non vi obbliga a vedere tutti quei video lunghi dove parlo e parlo e spiego e parlo e analizzo e parlo, è solo che se io fossi dall'altra parte, amerei video del genere pieni di informazioni. E magari tra di voi c'è qualcuno che la pensa come me. Sapete, è assolutamente magnifico vedere la mostra di un famoso pittore. Ma a volte è molto più interessante vedere cosa c'è nel cestino di quel pittore. Passiamo oltre, perché sì, nuove storie, nuove rubriche, ma sapete che ci saranno anche tanti nuovi personaggi. E sono davvero, davvero tanti. Quindi fin da subito, prima di presentarvene qualcuno, metto in chiaro una cosuccia. Come sapete, per mie scelte personali e si può anche dire per scelte di lore, tutti i miei personaggi hanno una voce che deriva dalla mia. Ora, sono consapevole che non potrò fare una voce unica per ogni singolo personaggio. Sappiate dunque che nei futuri video alcuni personaggi potrebbero avere voci molto simili, se non addirittura uguali. E di video in video un personaggio potrebbe avere voci completamente diverse. Sto pensando a diverse soluzioni, come ad esempio utilizzare programmi di sintetizzazione vocale, ma per il momento terrò le cose così, quindi siete avvertiti. E ora, una prima carrellata di nuovi arrivi e non. Perché sì, ci saranno personaggi che conoscete già ma con un aspetto diverso o con qualche miglioria. Ci saranno dei personaggi che sono rimasti al momento tali e quali e che magari avranno qualche miglioria in futuro. E ci saranno personaggi completamente nuovi, tra cui un nuovo team di Toa. Makuta presenti nella storia canonica Bionicle. E membri dell'ordine di Matanui, come ad esempio Gerbraz. Avete capito? Non c'è niente perché è invisibile. Faccio come quelle persone simpatiche che fanno ho fatto il mock di Gerbraz, guardate qua, ditemi che ne pensate, fanno una foto con vuota che non c'è niente, perché è invisibile. Anche io allora sono divertentissimo. Guardate come sono divertente. Vabbè, no. A Bayonui le cose sono andate in modo diverso, quindi dicevo ci sarà anche Gerbraz e tanti altri nuovi volti, mie creazioni e personaggi originali o personaggi della storia canonica Bionicle, che conoscerete man mano grazie alle nuove storie. Bene, fermiamoci un secondo. Ma Sif, ma che diamine di design brutto hai dato a Tridax? E perché Hellrix non è nel suo aspetto canonico? E perché la maschera di Factum è così? Ma che roba è? Or dunque, un passo alla volta. Prima di tutto, il discorso sulle nuove canonizzazioni. Ho già fatto un video a riguardo, vi pregherei di vederlo e di leggere il commento che ho messo in evidenza nella sezione commenti. Già quello risponderà ai vostri dubbi. Aggiungo anche che ho riflettuto sul fatto di partecipare a questo contest o futuri contest del genere. Potrebbe avvenire, però solo se lo ritengo necessario e se ho voglia,
e se posso farlo rispettando le regole. Per il momento mi sto limitando a votare, anche se ho già reso palese il mio non essere completamente d'accordo con queste opere di canonizzazione. Ritornando a Bayonui, per il momento Tuyet avrà la maschera realizzata da King K, ma appena verrà canonizzato l'aspetto della Kanoi dell'intangibilità, valuterò se cambiarla oppure no. Sempre sullo stesso filone, tra i vari nuovi personaggi che volevo presentarvi c'era anche la Risca. Anche qui mi sto trattenendo nella realizzazione di un mock in attesa dell'aspetto canonico che verrà deciso dai fan. Hellerix invece manterrà questo aspetto, con magari qualche miglioria o modifica in futuro, però sarà questo il suo aspetto. Per quanto riguarda il ma perché così tanti Toa in Metro Build e così tanti Matoran nello stile dei primissimi set Matoran in commercio? La risposta è perché sì, perché mi piace. La Metro Build e la Tohunga Build, per intenderci, sono i miei stili preferiti per i Toa e per i Matoran. Sono i miei mock, quindi perché non farli come piace a me? Poi sì, come vedete, ho fatto delle mie trasposizioni di personaggi che un aspetto canonico lo hanno già. Anche qui la banale motivazione è perché sì. O meglio, possiamo definirle le forme Bayonui di questi personaggi, ispirandomi un po' a Pokémon con le forme regionali. In fondo, la grande dimensione di Bayonui è di mia fantasia e da considerarsi staccata da quelle canoniche, quindi cambiamenti del genere ci possono stare. Ah, e quelle che avete visto non sono le uniche forme Bayonui realizzate. In futuro potrebbero essercene delle altre, così come nuovi altri personaggi. E infine, rispondo agli altri dubbi con un lungo e prolisso discorso. A me fa assolutamente piacere se mi date dei consigli in fatto di costruzione. Vedete, in quel campo sono una persona incapace e molto pigra. La mia creatività con i Bionicle non sta nella costruzione, il che è paradossale visto che l'ego punta a quello. Quindi, o ho illuminazioni divine, oppure prendo design fatti da altri e li adotto per i miei mock, ovviamente citando sempre in qualche modo i creatori originali. Quindi, ripeto, se mi date dei consigli, sicuramente li leggerò e prenderò in considerazione. Per farvi un esempio, il design della nuova katana di Morker mi è stato suggerito proprio da un fan del canale, grazie ancora Drastic. Però abbiate chiara una cosa. Se vedete i miei video da parecchio tempo, ciò che dirò non vi è assolutamente nuovo, ma comunque lo ribadisco. Non faccio nulla a caso. Ogni singolo dettaglio è studiato e fatto apposta. Quindi, se Factum ha quella Kanoi così, se Tridax ha quell'aspetto, o se i colori di Lesovic sono sballati rispetto al set originale, non è perché mi andava così. Ci ragiono, molto, a volte anche troppo, prima di realizzare certe cose. E se sono così, c'è un motivo ben specifico, che prima o poi vi sarà chiaro. Certo, certe cose potrebbero essere fatte molto meglio, costruzioni più complesse, rifiniture varie, su quel punto di vista mi trovate assolutamente d'accordo. E miglioramenti futuri possono tranquillamente venir presi in considerazione o attuati. Sappiate poi che, nella mia incapacità con la costruzione, ho sempre preferito mock di aspetto e dimensioni come se fossero dei normali set in commercio, mentre le costruzioni più grosse e più complesse, anche in stile Titan, non m'hanno mai fatto impazzire. Sì,
della serie più semplici sono, meglio è per me. E poi, la cosa più ovvia. I mock sono i miei, quindi decido io. Ringrazio enormemente chi decide di darmi suggerimenti, perché è segnale che ci tiene. Se dai consigli per migliorare qualcosa, è perché vuoi vederla crescere ed essere ancor più bella. Però sì, ricordatevi sempre che l'ultima parola ce l'ho io. E ancora, lo ripeto, se una cosa è così, è perché c'è un motivo. Bene, non vedo l'ora di mostrarvi nuovissime storie e vedere insieme a voi dove porteranno questo canale. Anche perché, lo ammetto, tra i miei vari dubbi c'è anche il «Ma riuscirò sempre a fare video?» Purtroppo non lo so. E se ad un certo punto non riuscirò, ma comunque voglio condividere mie storie e personaggi, anche qui purtroppo non lo so, solo il tempo sa questa risposta. Però intanto incomincio a pensarci. Chissà, magari potrei scrivere e condividere con voi le mie storie come i seriali della storia canonica Bionicle. Oppure sperimentare altri formati, chi lo sa, chi lo sa. Di sicuro, finché potrò, farò il possibile per offrirvi qualcosa. Di qualità non so. Ormai lo sapete, i miei video non avranno mai una perfetta qualità audio e video come un normale video YouTube di questi tempi, e quindi già da ora mi scuso con tutti voi per quello che vedrete. Però cercherò di migliorarmi sempre più. Sto già pensando di sperimentare qualcosina. E se posso anche collaborare con qualcuno più esperto di me. Ad esempio, alcuni design dei miei nuovi personaggi sono stati supervisionati da altri YouTuber italiani che masticano molto bene Bionicle e Mock. Oppure sicuramente avrete notato la nuovissima intro della Sif 199 Production, nonché la mia nuova icona e copertina del canale. Tutte commissioni realizzate dall'artista Nigroglicerina. Ottimo. Direi che con questo è tutto. Parte una nuova era di questo canale. Un po' strana, ovvio, ma che ci riserverà di sicuro molte sorprese. Grazie per aver visto questo video. E ancora una volta, welcome to Universe Break. E grandi festeggiamenti e gioia per questi 20 anni di Bionicle. Qui, il vostro Sif 199.